Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare una drum machine, è la seconda drum machine che compro ed è decisamente divertente anche se l'ho appena aperta, ci ho giocato giusto ieri, ho avuto modo di provarla per un paio d'ore in treno e in serata. Tra l'altro durante la serata un mio amico ci ha anche versato sopra della birra che ha ricoperto tutta la facciata, ieri è rimasta bloccata, stamattina si è riaccesa. Non si spegneva più, adesso si spegne anche, quindi è anche a prova di birra. Allora, cominciamo subito con il tutorial e vi spiego un po' cosa abbiamo su questa facciata. Possiamo immaginarla come divisa in due parti, come d'altronde già lo è nel suo design. C'è una parte a destra dorata dove ci sono le funzioni principali, quelle semplici. C'è il volume. Questa manopolina qui, il tempo che come vedete già sta scandendo il tempo a cui l'ho settata, che è di circa 120, credo. Vediamo cambiarlo qui sul piccolo LED, che tra l'altro è anche molto bello da vedere, e lo rimettiamo a 120 bpm. Poi vi spiegherò cosa sono le varie funzioni nel LED. Oltre al tempo abbiamo lo swing, magari dopo vediamo a cosa serve. Queste sono le funzioni principali. C'è un tasto function che serve per attivare queste funzioni sotto i quattro tasti che vedete qui. Altrimenti, se function non è attivato e per attivarlo lo dovete tenere premuto e selezionare il tasto che volete, invece se function non è premuto, avete queste funzioni che è step jump, che dopo vediamo a cosa serve, mute, che dopo vediamo a cosa serve. Comunque sono due funzioni molto importanti per quando vi state esibendo o durante una vostra semplice performance da soli. Tasto play e tasto record. Sentiamo come suona. Questo è uno dei vari preset. Volume. Poi, mute function non è selezionato, abbassiamo un po' il volume che se no non mi sentite parlare. Vi ricordate che avevo detto se non tengo premuto function questi tasti sono le scritte sopra, play e play. Invece se tengo premuto function e qui dove c'è scritto step jump sopra e load kit, stiamo attivando la parte sotto, quindi load kit. Come vedete sono illuminati i 16 tasti e con questa funzione in load kit ognuno di questi 16 tasti, che può essere considerata come una sorta di banca dati dove ci sono i vari kit, dopo vediamo cos'è un kit, vi permette di selezionare tra 16. Questa che sta lampeggiando è la banca dove abbiamo il nostro kit che abbiamo appena sentito. Se vado sulla seconda banca, spingo play. Parte un altro kit standard della Korg, sentiamo tutti quelli che ci sono già dentro, quindi function load kit 3. Fino a 11 sono i preset, 12, 13, 14, 15 e 16 ripetono la banca 11, sono quindi delle banche vuote dove potete andare a caricare i vostri kit. Ma possiamo partire dal kit numero 1 e andiamo magari a giocare un po' con questo. Poi, sempre su questa parte avete oltre a load kit c'è la funzione save kit, sempre tenendo premuto function, load program e save program, che poi magari vedremo più là cosa serve. Oltre a queste funzioni basilari c'è un'entrata in e un'uscita out per sincronizzare la vostra drum machine magari con le
altri sintetizzatori esterni. E c'è un MIDI in, quindi avete due possibilità di sincronizzazione. Per ora non vediamo come sincronizzare lo strumento, magari in un altro tutorial. Quindi, oltre a queste funzioni di base, abbiamo anche quella che è chiamata una waveguide, che per ora possiamo vederla semplicemente come un ulteriore effetto, oltre agli effetti di base che abbiamo qui. Magari ci torniamo dopo che abbiamo visto gli effetti principali. Quindi, cosa abbiamo in quest'altra parte dello schermo? Qui si inizia ad andare a fondo in quello che è la creazione del suono, che con questo strumento è davvero molto molto profonda e le possibilità sono praticamente infinite. Ieri sera stavo diventando scemo. Quindi facciamo partire il primo kit. Vi ricordate che avevo detto che c'erano due opzioni, step jump e mute, senza premere function? Per ora utilizzo mute, lo dovete aver premuto, e avete queste sei luci che si illuminano qui. Cosa significa? Che se io le vado a toccare, vado man mano a spogliare il kit delle sue sei parti. Ogni kit ha sei parti, quindi se stoppiamo e togliamo il muto sulle altre sei, qui voi selezionate quale volete avere accese, quindi magari scelgo solo queste due, faccio ripartire. No, qui magari non c'è niente. Così è silenzioso completamente. Quindi vi stavo dicendo, un kit è formato da sei parti. Se la macchina è ferma, non avete nessuna funzione selezionata, potete suonarle direttamente facendo attenzione a prenderne una per volta. I tastini sono un po' piccoli, ma per il costo del prodotto direi che c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo comunque. Quindi stavamo dicendo, posso suonare sei parti in ogni kit e io con il mute ne sono andato a tenere soltanto una, faccio partire, perché così magari possiamo vedere un po' più nel dettaglio come scolpire il suono. Se ci fate caso, abbiamo, anche quando la macchina è ferma, alte lucette ferme. Quando la macchina parte, vedete che c'è una lucetta che continua a muoversi, che rappresenta il tempo che scorre. Infatti, se io vado a modificare questo pattern, questa sequenza di questa parte, e per far questo bisogna scegliere Edit Step, modificare lo step, si è acceso, e per la parte del kit selezionata, che adesso la parte del kit selezionata è questa. Quindi a noi interessa modificare questa che stava suonando. Tengo premuto Function e la seleziono, altrimenti stava qui. Quindi torno qua, faccio ripartire e quando spingo Edit Step mi fa vedere su quale delle 16 caselle, che possiamo vederle come un pattern, come una sequenza, questo suono va a ripetersi. Infatti se io tolgo tutte queste lucette è muto. Li metto qui, la sentite se ne sento una volta, tre volte. 4 e così via. Ma andiamo con il classico 4 on the floor e procediamo a vedere come possiamo scolpire il suono. Quindi ripeto, adesso abbiamo soltanto questa parte del kit selezionata, ma se tengo premuto mute posso aggiungere anche lo hat, i piatti e così via. Torniamo alla nostra cassa. Ecco, come possiamo modificare il suono a questo punto? Abbiamo tutta questa parte e qui ci aiuta tanto lo schermino, magari fermiamo il tempo perché sennò ci rincoglioniamo, dove possiamo andare veramente a lavorare sul suono approfonditamente. Qui ci sono due valori di base, level value
Peach. Qui poi vi spiego perché intorno a value c'è un rettangolino dorato, così come qui vedete c'è parameter. E funziona semplicemente in modo molto simile al function che abbiamo qui. Vedete che questo edit step ha intorno un rettangolino dorato e anche qui abbiamo una parte superiore e una parte inferiore, quindi quando è selezionato edit step, slice e accent sono le funzioni di questi due tasti. Quando non lo è e quando lo tolgo, vedete, non c'è più la possibilità di cambiare nemmeno la disposizione delle note sulla sequenza, ma può suonare. Avevo messo il mute, quindi le altre non suonano. Ok, torniamo qua. Se volete selezionare una delle sei parti, o ci andate sopra, però suona, altrimenti tenete premuto function e la selezionate, così non suona. Questo è molto utile quando già state suonando e aggiungete delle sequenze in tempo reale. Stavamo dicendo, come scolpire il suono? Abbiamo level value e pitch che sono due semplici funzioni. Il pitch è semplicemente l'intonatura della nota. Vado sempre più basso, vedete che il valore del pitch cambia, molto basso, fino a quasi diventare un vero e proprio sintetizzatore. E qui si fa interessante la cosa perché non siamo più nel territorio di una semplice drum machine, ma è un vero e proprio percussion synthesizer, quindi non solo una drum machine. Le possibilità che ci offre quindi questo pitch, come vi dicevo, è quello di trasformare la drum machine in un vero e proprio sintetizzatore. Ad esempio, qui c'è un'altra lucetta, on-off, motion, sono tre banche, motion on-off, clear part, clear all. Se è on-off significa che quando voi state registrando, vi può registrare il movimento della nota. Vedete che il pitch cambia, io se voglio posso registrarlo. Come si fa? Spingo rec, la sequenza sta andando, vedete il tempo? O spingo rec e lo muovo, e il movimento è registrato, o semplicemente parti da zero e suoni in tempo reale. Come si fa? Facciamo che svuoto tutte le sei parti, quindi tutte le sequenze che ci sono dentro. Per pulire tutto c'è questa zona qui, 15 e 16, dove si dice clear part o clear all. Clear part, magari tu vuoi pulire soltanto questa parte qui. Adesso noi abbiamo messo tutte le sei parti attive, però ho selezionato questa. Quindi io faccio function e tengo premuto il 15 dove c'è scritto clear part. Adesso metto mute tutte le altre così sento solo questa, faccio partire e non sento più niente. Però le altre se le tolgo, se le rimetto, suonano tutte. Differente se invece faccio function clear all, cancellato tutto. Quindi abbiamo il tempo che scorre, abbiamo motion recording attivato, siamo sulla prima parte e se voglio suonare, cambiando pitch magari, semplicemente o faccio partire il tempo e spingo record, o semplicemente spingo record, che è meglio, e inizia a suonare, la registrazione parte quando io inizio a suonare. Vediamo. Vedete? Poi spingo function perché non voglio sentire la seconda parte quando la tocco, ma la voglio selezionare. Passa sotto, alzo un po' il volume. E adesso non sto registrando, quindi la posso provare. Per sentire com'è, faccio le mie prove. Quando sono pronto, ne spingo record. Poi adesso sta già correndo, quindi devo andare a tempo. Vedi? Non so se riesco ad andare a tempo, ma ci provo.
suonato per sbaglio anche la terza parte insieme, la selezioniamo, magari vogliamo modificare il pitch sulla terza parte. Bene, seleziono la quarta parte, sentiamola. Poi c'è un casino, ho passato nero, scusate. Ok, non ce la registro la quarta parte, voglio metterci solo un kick. Pronti? Selezionato la sesta, registro. Abbiamo creato la nostra sequenza con le nostre sei parti. Torniamo qui, voglio silenziare tutto e lasciare solo la prima. Questo è molto interessante perché potete far partire le parti a caso, cambiando tempo anche, vedete il tempo cambia. Step jump, che vi avevo detto che vi avrei spiegato dopo a cosa serviva. Non c'è bisogno di spingere function perché è sopra. Function, vi ricordo, serve per selezionare queste parti sotto. Spingo step jump. Cosa succede? Prova a toccare uno step. Significa che la drum machine ora sta suonando soltanto quella parte. Ne tocco due insieme. Questo è molto utile quando state suonando e volete creare delle variazioni magari. Jump, quando è selezionato ed è acceso, vi fa suonare le parti che voi selezionate, che tenete premute, mentre la sequenza continua ad andare. Ma torniamo a noi. Stavamo parlando di come creare i suoni, poi per le performance magari ci torniamo dopo un po' più nel dettaglio. Quindi torniamo a selezionare la nostra parte. Il pitch lo teniamo un po' più basso. Ok, molto tecno. Poi, semplicemente qui abbiamo livello, level, quando edit step non è selezionato, perché se seleziono questo invece è value, che ci interessa. Level value, quando è sul level, è semplicemente... Sentiamo solo la prima parte. E il volume della parte. L'alzo e l'abbasso. Magari non volete dargli così tanta rilevanza rispetto al resto del vostro mix. Questo volume può andarci bene. Ogni suono è formato di due layer. Layer 1 e layer 2. Layer tradotto è strato, quindi immaginatevi un suono fatto di due strati diversi. E qui iniziamo ad addentrarci nella vera, nella profondità dello strumento, dove c'è veramente da divertirsi tanto, ma anche da perderci dietro tanto tempo. Stavamo dicendo, ogni suono è formato di due livelli. Questo suono qui, abbassiamo un po' il volume. Come selezionare i livelli? Premendo questo tasto, layer 1 e 2, non è accent perché edit step non è acceso. Quando è acceso siamo su accent e dopo vediamo cos'è, è più una cosa di performance. Sullo schermino vedete layer 1, 2, significa che avete tutti e due i livelli insieme e potete modificarli. Layer 1 e 2 insieme, tocco, siamo sul livello 1, layer 1, tocco ancora, layer 2, layer 1 e 2 insieme. Partiamo dal layer 1, che ne so, magari vogliamo modificare
leggermente il pitch, abbassiamo un po', ma solo del livello dello strato 1, e vogliamo cambiare anche proprio come il suono è creato, come è composto. Qui nello schermino, e non so se si vede bene, spero di sì. Qui nello schermino abbiamo tre righe, la prima dove c'è scritto SRC, la seconda MOD e la terza EG. Allora, SRC non ha un suo corrispettivo in questa parte dello schermo, ma ce l'hanno MOD e EG. SRC sta per source, quindi per la sorgente del suono, che tipo di onda sonora viene creata dal suono. E qui, se ci fate caso, è selezionata una sinusoide, una semplice sinusoide, che è, diciamo, l'onda di base per qualsiasi tipo di creazione. Non è molto adatta ai suoni percussivi, magari lo è più un'onda a dente di sega, che è la seconda, e poi la terza è un noise che potete averlo in tre diversi tipi: passa alto, passa basso e con un filtro completo particolare, che ancora non ho capito bene a cosa serve, però essendo rumore, poi magari vediamo nel dettaglio dopo. Sempre rumore. Comunque, se volessi cambiare la sorgente, come faccio? Devo utilizzare questa manopola qui dove c'è scritto Select, in questo caso Select e non Parameter, perché Distap non è attivo. Quindi, se la giro, notate che qualcosa comincia a cambiare. Si è spostata sotto la selezione su EG e MOD. Quindi io continuo a ruotare fino a che non vedo che sopra cambia. Ecco, adesso abbiamo una sorgente sonora a dente di sega. Sentiamo la differenza tra sinusoide e dente di sega. E poi continuiamo ad andare fino al noise, che in questo caso è passa alto. Sentiamo la differenza con il dente di sega. Un vero e proprio noise, che comunque per le percussioni è molto utile. Ma torniamo all'inizio, dove abbiamo tutti i rettangolini intorno alla prima selezione, se ci riusciamo. Perfetto. Quindi abbiamo detto la prima riga è source, quindi la sorgente, il tipo di suono. Abbiamo visto che abbiamo tre scelte: sinusoide, dente di sega e rumore bianco. La seconda riga è la modulazione del pitch, questo qua, che significa semplicemente il movimento che viene dato a quel suono. Qui abbiamo una curva ascendente, molto veloce, e discendente come prima selezione. Poi c'è una sinusoide e la terza opzione è random. Andiamo a vedere come cambia il suono quando cambio la modulazione. E tra l'altro la modulazione ha un suo corrispettivo su questo schermo, e dopo vi faccio anche vedere cosa possiamo fare ulteriormente sulla modulazione del pitch. Facciamo partire. Cambio la modulazione a sinusoide, alziamo un po' il volume. Sta cambiando prima EG in realtà, però ecco che cambia sinusoide. Sentite la differenza? Con la sinusoide c'è più movimento. E poi la terza opzione è random, che è del tutto casuale il cambiamento del pitch. Stavamo dicendo che la modulazione può essere cambiata ulteriormente dallo schermino, e andiamo a vedere come la modulazione che selezioniamo, per ora lasciamo semplicemente la prima, come può essere modificata ulteriormente dal pannello. Quindi facciamo partire. Vedete che qui abbiamo mod. Mod ha un corrispettivo nella
parte sinistra dello schermo e permette di scegliere Amount, quindi l'ammontare della modulazione, che adesso lo metto a zero, sentiamo se è cambiato qualcosa. Assolutamente sì. Si entra in un territorio abbastanza folle se mettiamo l'amount della modulazione al massimo. Ho di nuovo toccato la telecamera. Cambiamo switch. Togliamo la modulazione estrema, la mettiamo un po' più modesta, mettiamo un pitch meno acuto. Ok, ci siamo. Quindi abbiamo l'ammontare della modulazione che può andare a lavorare sul pitch, ma anche il rate che possiamo intendere come la velocità della modulazione. Qui è abbastanza veloce, lo metto ancora più veloce. Non è cambiato molto, però se metto il pitch si sente la differenza con un pitch più alto. Sentite? Non cambia molto se tocco il rate. Si sente una differenza quando il rate è più basso. Questo probabilmente dipende dal tipo di modulazione che abbiamo scelto. Infatti andiamo a provare abbassando il pitch, per renderlo meno fastidioso anche il livello, magari un po', se no mi rincoglionisco. Andiamo a cambiare il tipo di onda nella modulazione. Sinusoide, rate. Ecco, con la sinusoide si sente meglio come cambia l'onda se metto più rate. L'ammontare lo mettiamo al massimo, diventa metallico. Proviamo con il noise, con il casuale, l'onda casuale, scusate, non il noise. Ecco, modulazione casuale, follia pura, rate al massimo. Al massimo diventa rumore, tolgo un po' di montare, abbasso un po' il rate. Modulazione, direi che può bastare. Quindi sulla modulazione avete tre diversi tipi d'onda che potete scegliere tra casuale, sinusoide e attacco veloce e discesa lenta. Lì c'è da esplorare e vi divertite un po' voi. Dopodiché abbiamo EG, che ha il suo corrispettivo anche sul pannello nero. EG sta per Envelope Generator. Immaginate come se il volume segua questi diversi tre tipi d'onda. Quindi abbiamo una salita e discesa veloce, una salita un po' più lenta, esponenziale, discesa esponenziale, mentre la prima era dritta e poi casuale. Vediamo se notiamo qualche differenza cambiando l'EG. Ripartiamo. Abbassiamo il pitch, mi rincoglionisce. Non dimenticatevi che siamo solo sul layer 1, quindi tutto questo lo stiamo applicando solo ad un strato del suono. Cambiamo EG. Non si avverte molto la differenza in questo caso. Però, cosa succede se vado a modificare sullo schermo? Attack. L'attacco è quanto ci mette il suono a raggiungere il suo picco. Se lo metto molto basso, tutto a sinistra la manopola, parte subito. Se lo metto molto lento, ci mette di più a salire. Mettiamo una via di mezzo. Release, invece, è quanto ci mette il suono a svanire una volta che viene rilasciato. Mettiamolo basso. Sentite? Svanisce subito. Un attacco molto basso. Il release, attacco completamente basso, release completamente basso, suono percussivo. Release alto. Sentite una coda? Il suono continua. Mettiamo anche l'attacco alto, sentiamo che casino viene fuori.
attacco al massimo, release al massimo, release al minimo, attacca al minimo. E questo è quanto. Attenzione però, c'è un send che come un cretino l'ho lasciato al massimo, avrei dovuto toglierlo e metterlo a zero, perché questa manopola vi attiva il waveguide di cui parlavo prima, che è un ulteriore scolpire il suono. Quindi sentiamo la differenza. Noi ce l'avevamo tutto attivato. Così è attivato, quello che avete appena sentito. Così non è attivato, è il semplice suono che avevamo creato prima. Mentre vado a girare la manopola, vedete, cambia il valore del send sul LED. Vengono applicati gli effetti che abbiamo qui. C'è un tune che lo potete considerare come un'ulteriore accordatura del suono. C'è un decay. Mettiamo un po' più di corpo, un po' più di pitch, un po' più di release. Sentite il tune? Il tune come cambia? Togliamo un po' di release, un po' di attacco, un pitch più basso. Decay ce n'è troppo, è quello che sta facendo il casino. Vedete, si abbassa il decay? Questa è una vera e propria risonanza. Mentre tune, se lo vado a mettere tutto basso, è interessante perché crea un effetto di delay. Body è il corpo. Che in questo caso non si sente molto, ma che è comunque interessante da esplorare. Togliamo tutto l'effetto del waveguide, suono normale, ed eccoci qua. Comunque, non sono stato molto dettagliato nello spiegarvi il waveguide resonator, perché nemmeno io l'ho ancora approfondito più di tanto. Vedete il decay come una sorta di ulteriore risonanza che si va ad aggiungere al release, quindi una coda ancora più lunga. E il tune è, lo possiamo vedere come un qualcosa che va ad aggiungersi al pitch. Allora, il manuale delle istruzioni del Volcadrum dice semplicemente che il decay è il decay del Waveguide Resonator. Grazie, molto dettagliati. Il body invece va a settare il carattere timbrico del Waveguide Resonator, e il tune invece è il pitch del Waveguide. Quindi è come vi dicevo prima. La cosa interessante è che quando lo mettiamo a zero lo trasforma in un effetto delay. Quindi il manuale delle istruzioni non aggiunge molto, e il mio consiglio è semplicemente quello di divertirvi ad esplorare. Ricordatevi che qui siamo solo su di un layer. Vedete che dice layer 1? Facciamo finta che abbiamo scelto questo come layer 1, tocco ancora il tasto layer 1, layer 2 e andiamo ad operare sul layer 2. Spostiamo il pitch un po', o vogliamo anche cambiare il tipo d'onda magari? Dai, select. È diventato un po' più percussivo col dente di sega, cambiamo il pitch dal dente di sega. Ci piace questo? Usiamo waveguide. Prima non credo che lo stavo usando sul layer 1, perché era tutto girato a sinistra, quindi quello che vi stavo dicendo non era applicato. Con tutte queste funzioni ovviamente all'inizio si fa un po' di difficoltà. Sentite che bella coda che continua.
Quindi stavamo dicendo, ora siamo sul layer 2, sullo strato 2 del suono, e avevamo creato una cosa del genere. Però troppo casino, voglio abbassare un po' il volume. Tolgo anche un po' di sand. Quindi l'effetto del waveguide resonator. Diciamo che così siamo soddisfatti. Andiamo a spingere ancora e qui modifichiamo i due livelli insieme. Cambiamo di nuovo le modulazioni. Vedete che continuano a cambiare le due onde, perché tra il livello 1 e 2 ci sono due onde diverse. Io sul livello 1 e 2, prima di tutto, voglio provare a farvi sentire la differenza tra tube e string. Adesso è su string, vedete che è una nota? Mettiamo il tubo. Sentite finalmente? Sentite che spettacolo. E rimettiamo la corda, che vibra di più con waveguide, però per ora continuiamo col tubo. Quindi torniamo a vedere livello 1 e livello 2. Purtroppo il tubo viene applicato su tutti i livelli, però livello 1 e 2 possiamo cambiare ulteriormente i parametri, non i parametri, scusate, possiamo cambiare ulteriormente source modulation e envelope generator. Andiamo girando semplicemente la manopola di select. Perfetto. Abbassiamo il volume. Adesso sai che facciamo? Rigiochiamo nuovamente col Waveguide Resonator. Mandiamo un po' di sand. Delay, metto il tuning tutto a zero. Pitch non mi piace, lo cambio un po'. Cambiamolo con il body. Vediamo se cambia qualcosa. Togliamo tutto il waveguide, l'attacco, mettiamolo molto basso, release, togliamo, mettiamo il waveguide al massimo di nuovo, tuning. Rimettiamo un po' d'attacco. Togliamo il waveguide, alziamo il pitch, stoppiamo il tutto. Ok, adesso possiamo andare a vedere come modificare ulteriormente i parametri del suono tramite Edit Step. Avevamo questo suono qua che andava. Io spingo Edit Step, vi ricordate che potete modificare la sequenza toccando lo schermo? Però andiamo semplicemente. Quando è premuto Edit Step, visto che è come function, è un rettangolo intorno, vengono attivate Value e Parameter. Alziamo un po' il volume che se no ce ne incoglioniamo, anzi stoppiamo proprio. Con questo suono attivato io voglio andare ad usare i parametri nascosti all'interno del Volcadrum e li posso selezionare girando questa manopola quando Edit Step sta lampeggiando. Vedete che se giro compaiono delle scritte sopra, la prima è bit, FLD, DRV, PAN, GAN e basta. Cosa sono? Vediamo il primo, bit. Sentite? Quindi così selezionate, siamo su bit e con value io vado a 0, vedete che cambia il valore, sale?
comincia a divertire. Beat reduction. Ragazzi, chiaro, no? Il valore del beat reduction l'abbiamo messo al massimo ed è quasi una distorsione e distruzione del beat. Risentiamolo. Abbassiamola un po' per non rincoglionirci del tutto. Vi ricordate con value. Lasciamola tipo a 120. 123, vabbè, che si sente appena. Passiamo al parametro successivo, FLD. Questo è un wave folder, un ripiegamento dell'onda su se stessa, quindi un'altra possibilità di sintesi. A zero è così, alziamo un po' il volume. Sentiamo se ne aggiungo. Cosa si fa cattiva. Se iniziamo il parametro successivo, qui entriamo proprio nella distorsione potente, perché DRV sta per drive, quindi distorsione. Vediamo, 0 è così, salgo, ulteriore distorsione cattiva, abbasso il volume. Per curiosità facciamo ripartire anche le altre parti, sentiamo come va e mettiamole tutte insieme. Bene, se cambio così da select param e non è selezionato edit step, vi ricordate che cambiano le modulazioni e le forme dell'onda? In effetti questo mi piace anche di più. Lasciamo questo, torniamo a modificare i parametri. Avevamo scelto beat for FLD, abbiamo visto DRV, adesso siamo su pan. Pan purtroppo l'effetto non lo sentite, lo sentite nelle cuffie. Serve per spostare il suono alla sinistra e alla destra dell'ascoltatore, però la lasciamo a zero, quindi è sì importante se lavorate in stereo. E l'ultimo parametro, gain, che è un'ulteriore amplificazione che ancora non ho capito bene a cosa serve. Il manuale ce la descrive come premix gain adjustment e anche questo è da approfondire. Ragazzi, la mia è una spiegazione molto veloce, avendoci giocato, come vi dicevo, soltanto ieri, un po' in serata, un po' in treno, ieri sera con i miei amici che ci hanno versato sopra la birra. Però già potete iniziare a vedere le possibilità che vi dà questo strumento nella creazione del suono, mentre invece se volete andare a fare soltanto, tra virgolette, una performance, che molte delle volte ci interessa più avere una drum machine di accompagnamento mentre suoniamo i nostri sintetizzatori, e devo dire che io prima del Volca Drum avevo il Volca Beats, che a differenza del Volca Drum, che è digitale, era analogico. Lo snare faceva schifo, i suoni non erano un granché, le possibilità erano limitate, però effettivamente come drum machine di accompagnamento era immediata e faceva il suo lavoro, e il rapporto qualità e prezzo secondo me era sempre comunque corretto. Con questo strumento probabilmente comporrò meno canzoni e lavorerò più sulla creazione del suono, perché come avete visto vi permette di lavorare su due strati del suono, modulazioni varie con il waveguide, qui avete un envelope, la modulazione e quant'altro, pitch. Però tornando alla performance invece, cosa possiamo fare con la performance? Sulla performance potete aggiungere degli slice e degli accent, e entriamo un po' più nel dettaglio a vedere che significa. Vediamo che strumenti di performance abbiamo. Il semplice mute, che aggiunge e toglie step. Mettiamoli tutti. Vi ricordate c'era lo step jump che va ad operare sulla sequenza invece? Selezionato.
solo le parti che io seleziono e poi riparti. Ma come vi dicevo, per la performance abbiamo anche slice e accent, che per poterli avere selezionati dobbiamo tenere premuto Edit Step, che oltre a permettervi di editare il suono, vi attiva anche Slice e Accent. Slice e Accent si applicano alle sei parti nelle loro sequenze. Abbiamo selezionato la prima parte e per applicare Slice vai semplicemente a toccare prima di tutto il pulsante e poi le parti di questa sequenza dove vuoi applicarlo. Qui ti devi ricordare dove hai messo la parte sulla sequenza, quindi torniamo indietro, rispingo il tasto, Edit Step, 1, 5, 9, 13. Quindi vogliamo mettere una slice, che ne so, sul 5. Eccola qua. Sentiamo prima senza slice. Mettiamo muto tutto il resto. Stavamo dicendo qui siamo senza slice e qui con slice la metto sul 5, si sente? Magari togliamo degli step così si sente meglio. Mettiamo lo slice sul 9, ad esempio. Va a tagliare il suono e di quanto lo taglia lo decidete voi tenendo premuta la banca e, guarda caso, con level, livello. Se lo metto al massimo, 80 slice. Se lo metto meno, vedete il numero di slice? 8, 7, 6, 3, 1. Andiamo ad applicarle su tutte le sequenze del kit, non soltanto su questo. Ad esempio, mute, rimettiamo tutto e andiamo sul numero 2. Function e seleziono 2, qua mettiamone di più. Questi non sono accent ma sono semplicemente più parti nella sequenza 2. Magari lo slice mettiamolo sull'11, seleziono slice, seleziono 11, sentite? Però alziamo il valore, tieni premuto. Diamogli 7, 40, no quello è il pitch, 16, meno, e mettiamola anche magari sul 7, e poi sul 3, cambiamo il livello dello slice sul 3. Alziamo 5, 7, 8. Ok, selezioniamo un'altra parte, la 3. Ne aggiungiamo altre. Voglio mettere uno slice sul 7. Abbassiamo il volume. Slice 7. Cambiamo la parte, mettiamo la 4. Non ci sono step, aggiungiamone. Mettiamo uno slice sul 9. Non si sente, alziamolo. Magari togliamo alcune parti. Si sente meglio. Quindi in tempo reale potete andare ad aggiungere parti nelle sequenze se volete. L'ultima parte, la 5, vediamo dove sono posizionate scegliendo il 7. È solo qui, 13, aggiungiamoli. Sentiamola bene la 5.
cambiamo il pH, diamogli un po' di effetti di cake body. Dove la vogliamo mettere una slice? Sul 7, mettiamola sul 7. Cambiamo il valore. Ok, poi facciamo partire tutto il resto. Scegliamo la parte 6, scegliamo uno slice, mettiamo delle slice anche qui, mutiamo tutto il resto, lasciamo solo il 6. Edit step, ci piace come è disposto? Ne vogliamo di più? Mettiamone di più, dai. E mettiamo una slice sul 5. E sul 9 anche. Magari togliamo qualcosa. Sentiamo tutto insieme. Bene. Ultima, ma non meno interessante, funzione è quella dell'accento. Andiamo a sentire, come al solito, solo la prima parte e la sua sequenza che facciamo partire. Quindi lo selezionate e lo fai partire. Edit step 1, 5, 9, 13. Vado ad aggiungere slice velocemente sul 5. Alzo il volume della slice. Aggiungo più slice. Accento. Dove lo voglio mettere? Sul 9. Sentite come sale il volume. Andiamo sul secondo livello, quindi function e 2, giro, non cambia molto perché send non è alzato, però quando lo alzo vedi, decay, e proviamo a cambiare in tubo. Quindi, torniamo a noi, mettiamo una slice sul 9, togliamo queste, sentite? 9, alziamo il volume della slice, aggiungiamo più slice, diminuiamole, vedete sul LED che diminuiscono? Perfetto, ci piace. Riaggiungiamo la prima parte. Vediamo che succede se aggiungo anche la terza, ve la ricordate? Quarta, quinta e sesta. Selezioniamo la sesta in corsa, non ci piace il pitch, lo abbassiamo. Adesso registro un movimento su questo pitch. Record. Deve essere on off questa parte qui. Vedete, motion on off. È selezionata così, viene tolta e aggiunta. Quindi c'è il motion recording attivo. Io vado a registrarlo. Riproviamo ancora.
L'ho tolto il motion, lo rimetto. Ulteriore possibilità di performance, quindi lo tolgo. Lo rimetto. Muto la parte. Cos'altro possiamo fare? Si possono randomizzare sia gli strati che i pattern. I pattern sono le sequenze, quindi una parte, 2, 3, 4, 5, 6 parti diverse che suonano su una sequenza di 16 tasti, tutte e 6. Io posso scegliere se randomizzare il layer di un suono, e come abbiamo visto abbiamo due layer, o la sequenza in cui viene suonato quella parte con all'interno i suoi layer. Facciamo un esempio, torniamo sempre a suonare il primo suono, mutiamo tutto, vedi che ancora sul 6, se io adesso provo a modificare questo, modifico il 6 invece, quindi function, seleziono 1, non dimenticatelo mai. Quindi, slice le togliamo, sto modificando layer 1 e 2, a me interessa randomizzare il layer, alziamo un po' il volume, semplicemente function, randomize layer 9. E questa è follia pura. Cambio il pitch. Diamo un po' di sample. Qui entriamo in campi di follia pura. Randomizziamo anche il pattern, la sequenza. Aggiungiamo. Facciamo un'altra. Allora ragazzi, questo è tutto direi. Ci sono altre funzioni come choke e copy che ancora non ho ben capito come funzionano e magari le vediamo in un altro tutorial. Però spero almeno di avervi dato, diciamo, una bella overview del prodotto per tirare le somme. Quello che posso dirvi è che di primo acchitto è una macchina che sembra molto molto complessa, ma per l'appunto vi dà anche molte e molte possibilità. Come abbiamo detto, ci sono soltanto, tra virgolette, 6 parti, che però con tutta la possibilità poter lavorare sia sul ritmo che sul suono, all'inizio sembravano un po' poche 6 parti, adesso invece sono più che abbastanza, vista comunque il potenziale della macchina. E rispetto alle altre drum machine sul mercato, il prezzo è sicuramente la cosa che fa la differenza, visto che ad oggi costa 155 euro come prezzo di mercato più basso. Altre drum machine serie, tra virgolette, drum machine buone, iniziano a costare dai 300 ai 600, e ce ne sono ovviamente anche sopra 1000 euro. Quello che posso dire è che per il prezzo c'è un rapporto qualità-prezzo pazzesca, perché può fare delle cose che a questo prezzo sono semplicemente regalate, diciamo. Potete iniziare a divertirvi da subito con questo prodotto, magari se è proprio la prima drum machine che acquistate, vi consiglio comunque di partire con una Volca Beats, che è sempre della Korg, è tra virgolette il suo modello precedente, meno evoluto, che è comunque un prodotto analogico e che per il prezzo che costa, usata la trovate anche a meno di 100 euro. E spero che il tutorial vi sia piaciuto, se ricevo abbastanza like e view ne farò sicuramente altri un po' più dettagliati. E grazie a tutti e buon divertimento con il Korg Volca Drum.